Amici di Battista 70 Fuon, benvenuti alla 54esima puntata del nostro appuntamento, ormai non lo definisco più settimanale, il nostro appuntamento punto. E, diciamo che nell'ultimo periodo ho avuto parecchio da fare perché abbiamo fatto parecchi test di vari dispositivi, quindi sinceramente poi col nuovo lavoro che sto facendo per arrotondare un po' lo stipendio, il tempo è quello che è, di conseguenza non ho potuto girare il nostro consueto appuntamento, ma in compenso penso di aver comunque fornito un buon servizio dato che abbiamo testato vari dispositivi. Quello che vedete sul computer è il wallpaper dell'LG2. In molti me lo chiedete, basta che digitate LG G2 Wallpapers su Google, vi rimanda una pagina di XDA e da lì potete scaricare il pacchetto completo che comprende anche altri wallpaper. Io adoro questo dato che a me piacciono molto, diciamo, gli sfondi minimalisti e scuri, e di conseguenza mi sono buttato su questo. Oggi mi aiuterò un attimino col computer, intanto se magari sto dannato, intanto mi si cespica. Ok, vediamo un po' cosa è successo nel frattempo. Ora andrò completamente in ombra, poi ritornerò, diciamo, in luce. Abbiamo fatto vari confronti tra il G2 e l'S4, sia a livello videoripresa che a livello proprio di sistema. Diciamo che le riprese notturne il G2 tende un po' ad alzare gli ISO e a dare una tendenza sul giallastro, mentre invece per quanto riguarda l'S4 la ripresa è più reale, molto più scura ma molto più reale. Nel confronto tra i due, diciamo che se la cavano entrambi molto bene. Trovo migliore sicuramente l'autonomia del G2 anche a livello fluidità generale, insomma mi è parso un po' meglio. Abbiamo poi provato lo Scribe HD, un ottimo terminale dual SIM di Alcatel con una ricezione davvero ottima. Abbiamo testato finalmente il Nokia Lumia 1020, che dire, per quanto riguarda la parte foto, video, cioè non ci sono paragoni, soprattutto le foto sono spettacolari, e l'avrete notato anche quando abbiamo fatto il confronto anche con la Galaxy Cam, con l'S4 Zoom. Insomma, diciamo che 1020, insomma, si è dimostrato quello che è veramente un ottimo camera phone, anche poi tra l'altro molto, molto veloce, fluido, l'autonomia abbastanza soddisfacente, quindi devo dire che non è assolutamente niente male. Ho fatto poi delle considerazioni d'uso sul G2 dopo qualche tempo di utilizzo, e ogni giorno che passa ne sono sempre più soddisfatto a livello autonomia, a livello fluidità, anche la cam non è assolutamente niente male. Se devo trovargli un appunto, direi che il volume viva voce non è proprio il massimo della vita, però nel complesso mi sta soddisfacendo appieno. Io poi non ho esigenze particolari, per cui a me 16 giga di memoria, di cui 10 effettivi, bastano, tanto è vero che ne ho ancora 3 giga qualcosa liberi. Abbiamo provato lo Xperia Z Ultra, sia abbiamo visto le foto e i video, non sono malvagi. Abbiamo provato a vedere anche la sincronizzazione con il Watch, con il nuovo smartwatch 2. Abbiamo visto che è compatibile anche con altri terminali. Vabbè, sono stato da caso e mi sono fatto un'arrampicata, vabbè, la potete vedere qua, niente di che, però abbastanza divertente. Abbiamo partecipato alla presentazione HP a Milano, dove sono stati illustrati i nuovi terminali. Poi abbiamo fatto una prova anche con Leap Motion, con praticamente col computer, mani posizionate sul sensore, viene rilevata la mano, potete insomma muovervi sul display senza toccarlo, usare un volante. Insomma, nel video comunque l'ho presentato molto carino. E poi per concludere ho presentato due tablet di fascia bassa che sono i vari Core. Poi passiamo al Nexus 5, adesso posso anche chiudere qui, tanto almeno ritorno in luce, era giusto per farmi da promemoria. Allora, il Nexus 5
fare, secondo AdLeaks, sito abbastanza attendibile negli ultimi tempi, potrebbe venire presentato anche in versione bianca il 1º novembre, quindi dovremmo quasi esserci. Ricordiamo velocemente, praticamente, non vorrei usare questa parola, però è una versione, tra virgolette, un po' ma neanche depotenziata, una versione un po' castrata, tra virgolette, del G2. Non abbiamo una batteria da 3000, ma l'abbiamo da 2003, non abbiamo una cam da 13 megapixel, ma l'abbiamo da 8, il display invece deve essere da 5,2, da 4,95. Per il resto è tutto uguale, mi lascia molto perplessa la batteria da 2300 mAh. Insomma, chi usa un telefono del genere è molto abituato a smanettare, forse usarlo molto meno dal punto di vista multimediale, per cui ma vedremo un attimino come reggerà con un uso da smanettone. Sarebbe stato effettivamente meglio se la batteria fosse stata da 3000 mAh come quella del G2, però evidentemente sono state affrontate scelte diverse e ci sono anche costi diversi, perché come abbiamo visto sarà disponibile a un prezzo di circa 349 dollari. Adesso è apparso per un breve periodo, poi è scomparso, poi è riapparso nel Play Store, per cui vabbè, diciamo un po', sappiamo bene o male quale sarà il prezzo, dai, e finalmente lo potremo acquistare anche noi in Italia senza dover fare giri strani tramite proxy, acquistare in America e menate simili. Android KitKat 4.4, alcuni siti dicono che dovrebbe venire rilasciato oggi, altri parlano comunque del 1º novembre. Boh, staremo a vedere. Io ho letto un po', ci sono dei dubbi, non si sa se porterà già il nuovo kernel 3.10 o rimarrà il vecchio kernel 3.4, quello che era 3.04, adesso 3.4 mi sembra. E a parte la grafica che ho visto, che mi è sembrata un po' modello iOS 7, molto colorata, molto carnevalesca, diciamo, completamente fuori dai miei gusti, però vabbè, i gusti sono gusti e non li discuto. Pare che se dovesse arrivare col kernel 3.1 ci saranno dei miglioramenti effettivi e anche il supporto ai processori 64 bit. In caso contrario, sembra che diciamo, i maggiori miglioramenti di Android KitKat 4.4 saranno più rivolti verso le smart TV, quindi un miglioramento delle applicazioni per le TV e cose varie. Però sinceramente finché non lo vedremo all'opera non avremo modo di giudicare. Io ho visto qualche immagine, ma sinceramente poi non vi so dire quanto reali siano. Quanto ci sia di vero e le effettive novità. Usciamo dal mondo Android, entriamo nel mondo Apple. C'è stato il famoso keynote, sono stati presentati i nuovi iPad Air ed iPad mini Retina, come tutti si aspettavano, più altre cose, ma io rimango nel campo, diciamo, della telefonia o comunque dei tablet, non mi spingo nel campo MacBook e cose varie perché non sono un esperto, a parte che il nuovo sistema operativo Mavericks è stato rilasciato in versione gratuita per tutti. Questa devo dire che è una bella mossa da parte di Apple. Poi vabbè, sicuramente sarà una versione, non so se è una versione completa, una versione demo, una versione diciamo utilizzabile, ma non con tutte le funzioni, diciamo, al pieno. Comunque, parlando dei due iPad, sicuramente molto belli, molto prestanti, i prezzi bene o male sono i soliti. Conosco già gente che è abbastanza in scimmia, soprattutto per il mini Retina, e quindi aspettiamo di vedere il lancio anche di questi ultimi. Se non sbaglio, se non ho visto male, soprattutto guardato stamattina sull'Apple Store, e mi risulta che dal 1º novembre saranno in consegna, quindi è questione di giorni e potremo vedere già le prime, diciamo, prove reali sul campo e non in fase di presentazione, che quelle lasciano sempre il tempo che trovano. Poi abbiamo partecipato, e non sono stato contento perché comunque è stata una bella serata, al lancio italiano degli iPhone 5S e 5C. Eravamo in San Babila in un punto Vodafone. Ci siamo molto divertiti, siamo stati trattati molto bene.
Non ci sono state scene di isterismo, come ho visto soprattutto nel video a Nizza. La gente si è messa in coda, bella tranquilla, è entrata, ha fatto i propri acquisti. Ma io, vabbè, non sono un fanatico del Day One, però c'è da dire che fatto anche in quella maniera lì, cioè, diciamo che la coda, sì, c'era già alle 10, ma non era una cosa poi abominevole, si è svolto tutto in maniera molto tranquilla. Quindi secondo me ci può anche stare. Diciamo che sinceramente se mi fosse interessato, avrei potuto anche approfittarne per fare una serata a Milano, perché no, non è che, insomma, non ci sono stati sti gran sbattimenti, anche perché il ragazzo che abbiamo intervistato, che era del Trentino, comunque abitava a Milano, di conseguenza non è che si sia fatto sta gran sfacchinata. Tutti quelli che erano lì, meno male, erano a Milano, poi comunque il lancio è avvenuto anche in altri posti, tipo i vari Appostore, Expert, e chi ne ha più ne metta. Quindi è stata una cosa abbastanza, una distribuzione abbastanza capillare, per cui non c'erano code, diciamo, chilometriche, perlomeno lì dove eravamo noi. E comunque, vi dico sinceramente, è stata una bella serata, si è svolto tutto molto tranquillamente. Nel pomeriggio eravamo stati da Microsoft, dove abbiamo visto Windows 8.1. Abbiamo avuto modo di provare tablet che ancora non sono sul mercato, abbiamo provato il Surface Pro 2, Mark ha fatto una gran bella disamina, per cui potete leggere anche il suo articolo. Tra l'altro vi assicuro è veramente un esperto, a momenti spiegava lui agli addetti ai lavori, come simpaticamente l'ha definito la sua ragazza, è veramente un nerd, però vabbè, c'è da dire che se ne intende, parla con cognizione di causa. Io mi sono divertito anch'io un po' a giocare con questi vari dispositivi e devo dire che li trovo assolutamente notevoli. Abbiamo provato anche un Vaio, un Ultrabook, che non ho idea di quanto possa costare, però vi assicuro che avevano un display, una velocità di esecuzione veramente eccezionali. Non fa parte del mio range di acquisti, però devo dire che era comunque una bella macchina. Cos'altro mi sono segnato qua? Vediamo prima di dimenticare qualcosa. Sì, boh, c'è una piccola polemica, poi io non so quanto sia marketing, quanto sia realtà. Diciamo che Qualcomm asserisce, ma sicuramente ci sono anche discorsi di marketing dietro, che un processore 64 bit con un gigabyte di RAM è completamente inutile, perché ce ne vogliono almeno 3 per girare al meglio. Insomma, diciamo che ha un po' sbugiardato Apple, nel senso che Apple insomma, ha fatto molta pubblicità a questo processore 64 bit, ma secondo qualche esperto di Qualcomm non ha utilità per la poca RAM. Boh, io adesso sinceramente non lo so, non so neanche se ci siano applicazioni tali da richiedere un'architettura 64 bit, per cui non ho modo di constatare. Però, dato di fatto che subito Samsung ha annunciato il nuovo S5, cioè annunciato, si parla già del nuovo S5 con un processore, guarda caso, a 64 bit. Io non dico che copiano, ma c'è da dire che tutte le volte che Apple fa qualcosa o risponde a qualcosa, insomma, diciamo che gli altri non rimangono indifferenti. Parliamo del sensore lì, biometrico, come diavolo si chiama. Sì, era già stato messo dalla Motorola sulla parte posteriore dell'Atrix tempo fa. Adesso l'ha fatto Apple e già si comincia a sentir parlare del fatto che anche altri implementeranno questo sensore per lo sblocco tramite l'impronta digitale. Insomma, diciamo che Apple magari ultimamente potrebbe anche non innovare, però tutte le volte che risponde a qualcosa, diciamo che gli altri non rimangono indifferenti e ne prendono spunto, vogliamo dire, rispolverano anche loro delle tecnologie, diciamo così. Insomma, non è un copiare, perché vabbè, sono cose già state magari collaudate, già esistenti, però
Però sta di fatto che tutte le volte che Apple comunque ritira fuori qualcosa, anche gli altri vanno a ruota. Ma niente di male, cioè se comunque questo vuol dire migliorare, ok. Se vuol dire invece introdurre delle novità per aumentare i prezzi, beh, questo mi sta un pochettino meno bene. E poi che altro dire? Insomma, di cose ce ne sarebbero tante. Io ho cercato di raggruppare un po', diciamo, le più importanti. D'altra parte era quasi un mese che non mi piazzavo qua davanti alla videocamera per problemi di lavoro, problemi familiari. Purtroppo non tutto sempre gira per il meglio. Comunque ora pian pianino le cose si stanno risolvendo. Ogni tanto c'è qualche contrattempo, vabbè, che ci possiamo fare? È la vita e la prendiamo così come viene. Sì, mi sono anche tagliato le basette, mi ero stufato di curarle, sono ritornato a un aspetto, diciamo, più tradizionale. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone. Ciao! Battisti 70, Phone, the human sensor technology.